giunto il momento di sentire anche cosa ne pensano i nostri politici, non tanto di Medio Oriente quanto di quell'argomento che è oggi sul tavolo come uno dei principali, cioè quello che sta succedendo in Germania alla luce del risultato elettorale della destra di Alice Weidel, di Alternative für Deutschland, in quei due Länder di quella che un tempo era l'Europa, la Germania dell'Est. Chiedo a Gaetano Pedullà, che è collegato dal Parlamento, che aria si respira oggi su questo tema lì in Europa, che cosa si dice nei corridoi, quanta preoccupazione c'è per il fatto che una poltrona importante come quella di Olaf Scholz possa, non dico cadere, ma insomma traballare. Quello che vedi dietro di me è il terzo piano del Parlamento europeo, l'immagine di confusione, ed è un'immagine che, come dire, riproduce quello che sta accadendo, perché la confusione con la paura, anche con lo sgomento per un risultato elettorale che non è difforme da quanto davano i sondaggi. E se noi uniamo la crisi economica, il momento di incertezza geopolitica e la guerra, ovviamente, non poteva che andare come è andata nei due Länder tedeschi. Allora, che cosa vediamo in questo momento? Un presidente francese che non riesce a dare l'incarico a un esponente politico, si sta pensando a un premier francese tecnico, un po' un modello Draghi che abbiamo già visto in Italia, o Monti. In Germania il cancelliere Scholz è chiaramente in una difficoltà enorme. Le forze che compongono la maggioranza del governo tedesco insieme prendono un terzo dei voti che prendono gli eredi del partito nazista di Alternative für Deutschland. E dall'altra parte c'è una grande avanzata di una sinistra nuova, una sinistra diversa, quella di Sarah Kenentech, che sostanzialmente tiene duro su un punto: bisogna fare la pace, diversamente questa Europa non ha futuro. E quello che stiamo vedendo qui è quello che vediamo anche in Medio Oriente. L'inizio del servizio precedente, che cosa ci ha fatto vedere? Che le politiche belliciste e sostanzialmente ormai poco credibili americane non interessano più, non convincono più nemmeno gli alleati storici. Netanyahu si può permettere di prendere in giro ormai per mesi il presidente Biden, parlando di un tentativo di trovare un accordo e di fermare il genocidio, io chiamo le cose con il loro nome, un genocidio, quello che continua ad accadere in Gaza e allargandosi tra l'altro nelle zone limitrofe, dalla Cisgiordania al Libano. Allora, o cambiamo totalmente questo paradigma, noi del Movimento 5 Stelle, noto, siamo definiti costruttori di pace, stiamo provando in tutti i modi a far sentire la nostra voce perché l'Europa entri in campo. Se l'Europa continua a dare armi e far finta di niente, sostenendo questa strategia, sparirà, stanno sparendo i leader dell'asse franco-tedesco che regge, diciamo, il potere europeo, che è riuscito, allora, ecco, a eleggere von der Leyen appena un mese fa, ma hai, che hai centrato il punto, Gaetano, da ex collega mi permetto di darti del tuo, anche se la carica adesso è cambiata, è l'asse franco-tedesco che sembra un po' in questo momento sotto scacco, lo chiedo anche a Marco Lisei, c'è preoccupazione all'interno del governo per quello che potrebbe succedere in Europa, ricordiamo che Alternative für Deutschland non fa parte del gruppo di Fratelli d'Italia, cioè ECR, ma insomma voi come valutate dall'esterno quello che sta succedendo, non tanto in Germania quanto in Francia, per esempio? Sia in Francia che in Germania è il fallimento delle politiche progressiste, è il fallimento di governi che non sono stati in grado di dare risposte concrete su temi che sono strategici per quei paesi, ma non soltanto per quei paesi, che è esattamente il contrario di quello che sta accadendo in Italia. Pedullà voleva forse chiarire un punto velocemente. Credo che la storia potrebbe querelare il mio interlocutore per aver definito politiche progressiste quelle di Macron o di Scholz. Sono ben altre le politiche progressiste. Chi ha vinto nelle elezioni, nel secondo turno delle legislative francesi, il Front Popolare, piuttosto che in Germania nei due Länder, sono quelle forze politiche che chiedono di cambiare le vostre politiche belliciste di Fratelli d'Italia, che continua a finanziare le armi per
la guerra in Ucraina, persino per Israele. Chi ha vinto vi sta dicendo a voi, oltre che ai finti progressisti, perché Macron e Scholz non hanno veramente niente di progressista, sta dicendo dovete cambiare registro. È questo che chiedono i cittadini e i politicanti d'Europa e d'Italia non si discostano, anzi Meloni mi sembra che sia il partner più affidabile oggi di quel fronte atlantico pro-NATO. Questi politicanti non avete capito niente. Va bene, allora si può parlare del caso San Giuliano Boccia, non tanto perché si tratta di un caso di gossip di cui sono occupati tutti quanti, ormai il caso è diventato un caso ministeriale. Perché, anticipo semplicemente il tema, ieri Giorgia Meloni nella sua lunga intervista ha derubricato il tutto appunto a gossip estivo, vicenda chiusa, non è mai stato speso un euro di soldi pubblici, ha detto la Premier, se non che qualche istante dopo la diretta interessata, cioè la presunta collaboratrice del ministro San Giuliano, ha pubblicato due documenti del prossimo G7 della cultura. Questa mattina, oltre a quello che già sapete, vi abbiamo raccontato nel nostro telegiornale, c'è stato un lungo post di Maria Rosaria Boccia sul suo profilo Instagram in cui ha specificato alcune cose, due in particolare mi sembrano più grave. La prima, più gravi: io non ho mai pagato nulla, mi è sempre stato detto che il Ministero rimborsava le spese dei consiglieri. Questo alla domanda se qualcuno avesse pagato per lei o se qualcuno del Ministero pagasse. Precisa di non aver mai pagato nulla. Ma devo dirle che la frase che sembra più inquietante è quando scrive: siamo sicuri che la nomina come consigliera al Ministero di San Giuliano non ci sia stata? A me la voce che chiedeva di strappare la nomina sembrava femminile, puntini di sospensione, la riascoltiamo insieme. Questa è una frase che lascia pensare, come molti già hanno scritto questa mattina, che Maria Rosaria Boccia sia in possesso anche di alcune registrazioni effettuate, non sappiamo quando, non sappiamo con chi, che potrebbero essere un'altra, che potrebbero rappresentare anche un altro problema per il governo. Pedullà, non so, e se questa storia fosse se stata tutta montata, è imbarazzante sicuramente a questo punto, però è anche immaginabile che Giorgia Meloni ieri, come ha detto Sarina Biraghi, abbia parlato prima con il ministro, abbia avuto delle rassicurazioni in questo senso. Come leggiamo quello che è uscito questa mattina allora? Questo governo è così dilettantesco che dovevamo sentire dei comici russi per capire il vero pensiero della Meloni rispetto alla guerra, no? Esattamente l'opposto di quello che ha fatto. E adesso un ministro che si fa, come dire, circuire da un personaggio sicuramente dai contorni abbastanza inquietanti. Io penso che il problema vero sia quello di guardare come sta lavorando questo governo e pensare a cose più concrete. Scusatemi se non mi unisco al ragionamento, a questo sciame di polemica su Boccia, su questa roba qua. Io dico che oggi, Corriere della Sera di oggi, c'è un articolo esplosivo, e cioè l'anticipazione della relazione della Corte dei Conti europea, che dice che quello che ci ha appena detto il senatore, deputato, non so bene, mi scuso, sulla crescita economica, tutto va bene, madama la Marchesa, è una grande panna montata e una bufala. L'Italia è l'ultimo paese in Europa, lo dice la Corte dei Conti europea con i dati, per utilizzo del PNRR, cioè per utilizzo dei fondi europei. Noi abbiamo fatto, chi è responsabile di questo disastro come governo italiano, commissario in Europa. Voi, cioè Raffaele Fitto. Voi vi rendete conto di che credibilità può avere l'Italia, il nostro paese, qui al Parlamento europeo, nelle istituzioni europee, quando si mandano personaggi che falliscono completamente nei loro compiti ad avere ruoli superiori, si promuovono. Qui l'hanno mangiata la foglia che Fitto se n'è venuto in Europa per scappare dal dover rispondere del disastro sulla spesa del PNRR e sugli effetti che vedremo tra breve, perché se l'economia tedesca va male, lo abbiamo detto poco fa, non è che quella italiana stia andando così bene come ci dice la propaganda di governo. Il fatto che ci sia una tenuta sostanziale dei dati sul lavoro, perché stiamo parlando di una sostanziale tenuta, l'aumento è proprio impercettibile. Se andiamo
andiamo a guardare il sottostante, è un lavoro precario, è un lavoro a termine, è un lavoro povero, l'Italia è povera, state impoverendo il Pedula, paese, va bene, i salari non crescono da 30 Lisei, anni, i salari non Pedula crescono dice da sostanzialmente 30 anni, i dati sul lavoro dorme. Sono poca cosa, quello questa che interessa sono i dati del PNRR, Fitto non è stato in grado di spendere questi soldi, ora la mandiamo in Europa, come reagisce? A me non interessa quelle chiacchiere che fanno Pedula e chi non porta dei dati veri. Mi dispiace, so che appena qualcuno citato spera la Corte che dei Conti, detto, ma lei come ma fa a negare l'evidenza? Vada in edicola, impari a leggere, legga il Corriere della Sera di oggi, il Corriere della Sera di oggi. Lei parla di dati che non ci sono, ma di che sta parlando? Parli con le persone, parli nelle periferie, parli con i lavoratori. Lei pensa che siano contenti del livello con cui vivono finanziariamente e pensa che il paese si sta arricchendo? Siete bugiardi, mentite sapendo di mentire, siete protetti. Va bene, fermiamoci qui per un momento, è chiaro che avete posizioni conciliabili. La preoccupazione, una delle tante critiche di Cartabellotta del GIMBE, della Fondazione GIMBE, che ha detto alla DN Cronos, considerato che dati, narrative e indagini di popolazione documentano all'unisono che oggi la sanità pubblica è la vera emergenza del paese, si va incontro con l'autonomia inesorabilmente a 21 sistemi sanitari regionali che di fatto poi ci sono già. Quella immagine drammatica che abbiamo commentato quest'estate di quella gamba ingessata con il cartone è superabile con i LEP, cioè avremo un livello minimo essenziale della prestazione che ci permetterà di andare avanti. So che per il Movimento 5 Stelle il claim è spacca Italia, però su questo avete almeno una rassicurazione? Non è un claim, è una constatazione dei fatti. Tant'è vero che nella maggioranza c'è chi dice, poco fa Elisei diceva che io leggo Topolino, se il Corriere della Sera è Topolino, tre giorni fa, il governatore della Lombardia Fontana, Corriere della Sera, dice andiamo avanti con l'autonomia differenziata anche senza i LEP, perché l'obiettivo è partire, consegnare questo. E guardi, lei scuote il capo, ma è così, ho anche il Corriere della Sera e Topolino. Allora andiamo sulla questione. Ma lei legge l'autonomia della Sera, deve leggere le leggi, l'articolo 11 della legge quadro. Guardi, allora sta dicendo che non l'ha letta Fontana. Benissimo, allora il tema è uno, l'autonomia è un valore, tant'è vero che anche il Movimento 5 Stelle ha concorso a raccogliere le firme nel referendum, tra l'altro plebiscitari, che si sono svolti qualche anno fa in Veneto e in Lombardia. Ma per fare bene una riforma di questo tipo, come dice la destra, serve solo una cosa, prima ancora dei LEP, metterci i soldi. Perché se non si mettono i soldi, questa, come qualunque altra riforma, diventa solo una scatola vuota, pura propaganda. Quindi se noi consentiamo alle regioni che hanno più gettito di mantenere sul territorio risorse a danno del Fondo Nazionale di Perequazione, quello dove viene consumata, come dire, quella solidarietà nazionale che la Chiesa difende, perché la Chiesa difende la lotta alle diseguaglianze, che è un compito sacrosanto in questo momento in Italia e nel mondo. Allora, se noi non mettiamo i soldi nel Fondo di Perequazione, questa riforma penalizzerà enormemente le regioni più povere, e qui altro è 21 sanità, avremo 19, 18, 17, allora, 16, perché scompariranno Pedula, la sanità. Va bene, il discorso è chiaro, purtroppo siamo in chiusura, dobbiamo fermarci. Anche discutere, se no è un bluff. L'appuntamento, se vorrete, domani alle 9.40, ancora qui sulla 7 con Coffee Break Estate. Arrivederci.